L'allarme per un incendio divampato in un'abitazione è scattato nella serata di martedì 17 gennaio intorno alle 18 in vicolo Alteni a Romano Canavese. Quando i vigili del fuoco di Ivrea, Castellamonte, San Maurizio Canavese e Carro Fiamma sono giunti sul posto e hanno spento le fiamme, hanno avuto la brutta sorpresa. Nell'abitazione al primo piano, al momento dello scoppio dell'incendio, c'era una coppia. Inutili tentativi del 118 di salvare la donna, classe 1953. Il marito, classe 1942, e il figlio, giunto poco dopo rimasto intossicato nel tentativo di spegnere le fiamme, sono stati trasportati in ospedale. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Il piano è andato completamente distrutto. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Ivrea. Diverse le ipotesi, da un problema alla stufa a un rogo volontario in seguito a un litigio. Sul posto anche il PM Cravero.